Giuliano Pisapia, una grande serata per premiare il giornalismo di qualità. Lei ha avuto parole molto belle nei confronti della categoria, una serata che ha consegnato a grandi protagonisti. Qual è lo spirito di questa serata nelle parole che ha detto, ma che le chiedo di ripeterci? Le parole che ho detto è che il giornalismo è fondamentale, informare è un diritto, essere informati è un dovere, che però bisogna essere capaci di non essere, non dico che di essere imparziali, però di saper discernere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, e non cercare, al di là del commento e della propria opinione che ognuno deve esprimere chiaramente nell'ambito del suo giornale, di non essere succubi né degli editori né succubi della paura di dire qualche cosa di diverso da quella che è la linea del giornale. È difficile, ma sarebbe utile a tutti. Questo secondo me è il vero giornalismo. E dall'altro ho ricordato che quantomeno un passo avanti rispetto al passato, e cioè che per la diffamazione non sia più previsto il carcere, è un primo passo positivo in una, diciamo, in un contesto più un ampio. Un cammino di libertà e di giustizia. Io mi ricordo che... Lei ha citato che Montanelli la chiamò. Montanelli la chiamò al telefono per chiedere di collaborare con la voce. È stata una cosa bellissima, perché io commentavo per il Rai 3 uno dei grandi processi di Tangentopoli in diretta. Lui deve avermi sentito, io non lo conoscevo. Nel pomeriggio mi dicono passo in studio, sono in studio, ricevo una telefonata che c'era il direttore Montanelli. Io ho pensato di aver detto qualche cosa di sbagliato, di qualche cosa, invece mi aveva chiesto di fare un pezzo e poi vari pezzi per il suo nuovo giornale, e cioè quando era uscito aveva lasciato la direzione del giornale. Certamente. Sono 10 anni che Birra Moretti sostiene questo premio, quindi e sono quei momenti in cui una grande impresa che occupa in Italia migliaia di persone dà un contributo alla cultura. Qual è il suo rapporto con la birra? Il mio rapporto con la birra è strano, perché ho tutti gli amici che amano moltissimo la birra. O quando li vedo, soprattutto d'estate, bere birra, vedo che sentono il gusto, si sentono felici, si sentono coccolati da questa bevanda. Io in genere preferisco ancora il prosecco. Va bene, grazie Giuliano Pisapia, grazie mille, buona serata.